Ciao ragazzi, sono Mystix, Audio Video Production. Oggi ho davvero il piacere di presentarvi queste 5 Tokai Guitars. Andiamo a scoprire insieme. Queste chitarre mi sono state mandate direttamente dalla Gold Music. In realtà sono andato a prendermene dalla Gold Music, perché comunque qua vicino è grande cosa averle vicino a casa mia. Quindi avete il link in descrizione se siete interessati a questi singoli modelli, ma in realtà questi modelli che vi presento sono solo una parte dei modelli disponibili, perché in realtà ci sono anche diverse colorazioni, diverse finiture e diversi equipaggiamenti di pickup. Questo ovviamente è solo un esempio che vi presento. Queste 5 chitarre che vi presento sono 5 chitarre di diversi modelli: Tokai, LP Style, LP Special e Custom, e sono del, diciamo, reparto del range entry level. Parliamo di chitarre entry level per Tokai, ma comunque siamo su un prezzo di 600-650 euro. Chitarre bellissime, rifinite molto bene e ovviamente con il prezzo molto contenuto per la qualità che vi portate a casa. Quindi di nuovo link in descrizione, andate anche direttamente al catalogo Gold Music e se vi piace magari qualche particolare chitarra con diversa finitura potete anche scrivere direttamente al Gold Music e vi dirà praticamente dove è disponibile sul negozio rivenditore appunto italiano. Allora, queste 5 Tokai che mi avvolgono in questo video quasi non ci stanno praticamente in questa inquadratura con la lente più wide che ho, hanno tutte, diciamo, le stesse caratteristiche, nel senso che sono tutte corpo Mogano, manico, se non sbaglio è manico canadese, non so, non mi ricordo precisamente. La tastiera è sempre la stessa ed è una Jacoba o Jacoba, non so come si pronunci, è praticamente un Indian Rosewood, quindi è un palissandro molto più chiaro, leggermente meno duro del palissandro, credo, non voglio dire una cavolata. Comunque tutte quante lo stesso tipo di manico e il capotasto è di 43 mm. Comunque vi metto tutti quanti in descrizione, avete tutti quanti i modelli che sto provando oggi per andare a vedere bene tutte quante le specifiche tecniche. Tutto quanto il comparto hardware e pickup, tutto quanto stock da Tokai. Quindi meccaniche Tokai, pickup Tokai, ponti Tokai, quindi tutto di casa Tokai. Ovviamente queste non sono made in Japan Tokai, perché è proprio un range entry level, quindi è comunque la stessa qualità Tokai, ma con una selezione di legni differenti e appunto anche di equipaggiamenti leggermente differenti. Come vedete la Custom, a differenza delle altre, ha gli intarsi in block, come troviamo in tutte gli LP Style Custom, mentre ovviamente la Special ha i dot normalissimi. Quindi partiamo con la Custom. Ovviamente Custom ha il doppio binding davanti e dietro, come è giusto che sia. La paletta, come vedete, è appunto diversa anche come forma e come anche binding e come serigrafatura, diciamo. Meccaniche, tutto quanto dorato, una chitarra veramente bellissima e anche molto bilanciata, ovviamente un po' più pesante delle altre perché è una custom, quindi ha il body leggermente più spesso, manico leggermente più spesso, almeno il feeling è questo che mi dà. Tutte quante queste Tokai hanno il manico leggermente più spesso rispetto alla mia, se posso dirlo, Gibson Les Paul standard che ho lì, che adesso non inquadra ma inquadrerà, e quella lì è chiamata 50 Style, che in realtà è il più fine che abbia mai provato come manico ed è più fine del 60 Style, quindi il 60 Taper in realtà è più spesso di quelle 50 Style, quella del 2007 ed è il manico più fine che abbia trovato, è un shape D veramente super confortevole. Questa è tipo un shape C, se avete in mente ad esempio le Gibson, devo nominarle, Gibson Les Paul Traditional, quelle hanno il manico veramente spesso per me. È quasi una mazza da baseball, non mi piacciono per niente le traditional, sono sincerissimo, io preferisco le standard più che traditional. E questa è leggermente più fine delle traditional, non è come una standard secondo me, ma è comunque molto molto confortevole come manico. Vi invito ovviamente a provarle direttamente in negozio per farvi un'idea. Oggi comunque vi dico le mie sensazioni. Allora, per l'occasione ho collegato il tutto veramente in modo semplice, Marshall. Non potevo che usare un Marshall JVM 410, il mio, con mia cassa custom made, e sto utilizzando due coni. I due coni che sto utilizzando sono della VGS Warehouse Speakers, microfonati con due microfoni differenti. Il JZ
Vintage V11 va a microfonare il Retro 30, mentre il mio Lauten Audio LS208 va a microfonare il Green Beret, che vi faccio sentire subito come suonano. Allora, il Green Beret suonerà molto acido, molto squillante, e vado a miscelarlo con il Retro 30. Allora, vi faccio sentire subito con un crunch. Quindi questo è il mio Green Beret con LS208. Questo invece è il Retro 30 con il Jay-Z. Che tutto insieme suona così. Ok? Quindi questo è l'equipaggiamento che utilizzerò oggi. Ovviamente uso anche un torpedo per il volume, come sapete sempre, e uso un gate che è lassù, il Rev G8, perché in realtà quando utilizzerò i P90 sono un pochettino rumorosi, perché sono P90, è normale. Quindi sono una via di mezzo tra gli humbucker e i single coil, ma andiamo a parlarne dopo. Quindi andiamo a sentire un po' questa bellissima, e dico, ripeto e ribadisco, bellissima custom. Infine vado sull'ultimo canale, che è proprio per un metal veramente grintoso, e quindi vado sul drop. We'll be right back.
Ok, andiamo a switchare sulla prossima chitarra. Per cambiare vado sulla Gold Top. Questa ovviamente ha pickup P90 e come dicevo prima questi pickup P90 sono leggermente più zanzarosi. Non tanto zanzarosi, hanno un rumore di fondo, un certo humble, anche perché gli altri sono humbucker perché vanno a rompere l'hum. E praticamente hanno un leggero rumore di bassa frequenza. È normale perché sono P90 appunto, quindi dovrete utilizzare magari un gate se utilizzate questi con alto gain. Pickup che io adoro perché sono una media tra i humbucker, quindi molto grossi, molto punchy, giusto per le ritmiche, e diciamo il single coil, la parte sferragliante del single coil. Quindi mi sono sempre piaciuti, c'è solo questa cosa del rumore di fondo che è normale. Quindi stessa tipologia di chitarra, LP Style, questa è la Gold Top P90. Andiamo a sentire un po'. È totalmente più squillante rispetto agli humbucker, però ha comunque la sua ciccionaggine. E qui il memory pick fa davvero il suo dovere. Il riverbero che sentite deriva appunto dall'amplificatore. Sentite che bello graffiante. Bello.
veramente una chitarra super divertente. Questa devo dire che è, credo, la mia preferita, sia come colorazione gold top che non tramonta mai, e poi con i P90 suona veramente molto 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 bene. Switchiamo, andiamo magari sulla Special, che rimaniamo sempre in tono di P90. Questa è una colorazione molto strana, è chiamata Placid Blue Lake, se non sbaglio, ed è praticamente, se vedete, è uno sparkling molto bello, bellissimo sparkling, P90 neri, molto più leggera delle altre perché essendo Special è anche più fine, sempre le stesse caratteristiche. Cosa possiamo mai suonare con una Les Paul Special? A me viene subito in mente un riff del genere. Vedete come sferragliante. Ok, switchiamo adesso sulle ultime due che abbiamo. LP Style Blue Ocean Burst. E questo è un colore fantastico, come vedete. È un blu ed è Top Flame Maple AAAA. Quindi fantastico, veramente bellissimo. E anche il retro è dipinto. Quindi abbiamo un mogano dipinto. Mi sembra manico sempre. Acero canadese, se non sbaglio, non voglio dire una cavolata, sempre stesso Jacoba come fretboard. I cap, questi sono sempre gli humbucker, che sono uguali a questi, credo, solo che questi hanno la cover, e andiamo a sentire come si comporta. Sono nettamente meno squillanti dei P90. We'll be right back.
Ottima, veramente ottima. Switchiamo adesso sull'ultima, che in realtà è praticamente identica a questa come specifiche tecniche, solamente che ha appunto i pickup che sono appunto non coperti, quindi senza la cover, e abbiamo questa colorazione che è quilted non so, violin, e questa in realtà sembra che non ha il binding, ma in realtà ce l'ha, solo che se lo vedete bene, se mi nascondo, è nero, c'è un binding nero. E quindi molto strana come colorazione questa. Ovviamente avete anche diverse colorazioni, sempre con le stesse specifiche tecniche, quindi vi ricordo di andare sul catalogo Gold Music che avete link in descrizione. A me pare che questi siano anche molto più squillanti. Non so se siano proprio gli stessi. Forse è solo una sensazione. A me sembra che suoni leggermente diversamente rispetto, leggermente diversa rispetto agli altri humbucker. Non so, è una sensazione forse, leggermente più squillanti, molto più simili ai P90. Comunque, ricapitolando, chitarre Tokai, prezzo realmente contenuto, 600-650, dipende appunto dai modelli. Avete link in descrizione se volete saperne di più delle specifiche tecniche di queste 5 chitarre, ma avete comunque il link anche al catalogo. Vedete tutti quanti i modelli disponibili appunto su queste chitarre Tokai del range entry level. Un ringraziamento doveroso di nuovo a Gold Music e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!